andato. Ok. Ecco fatto. Eccolo. Uno. Ecco fatto. Ok. Ecco fatto. Eccolo. Vai. Ecco fatto. Ok. Unlock your full potential at Crack Addicts. Buongiorno a tutti, o buonasera, dipende quando vedrete questo video. E oggi sono con Elisa. Ci vuoi raccontare che problemi ne hai, cosa posso fare per aiutarti? Allora, io mi sono operata al crociato. Sì, lo vedo, e non in artroscopia. Sì, hanno preso il rotuleo, poi hanno fatto pure la laparoscopia. Ok, e poi artroscopia. Artroscopia, e poi hanno preso, mi fa male l'anca. L'anca destra? Sì, l'anca destra, mi scrocchia. Scrocchia? Davanti di qua. Fianco, ok. Quando cammini, quando corri? Quando alzo la gamba e la ributto giù. Ok. Quando la piego praticamente. Perfetto, il ginocchio adesso come sta? Dove? Il ginocchio sta bene, anche perché mi sono operata 12 anni fa. Ok. Però comunque con il cambio di temperature e cose il ginocchio mi fa male. Ok, quindi senti quando cambia il tempo. Esatto, e poi tendenzialmente sforzo più quest'altro ginocchio. Che è il motivo per cui secondo me ti scrocchia l'anca. Esatto, e quindi fa malissimo quest'altro ginocchio. Bene. Quando sforzo troppo. Allora faccio una piccola osservazione per vedere come sei messa. Sì, un po' più alto lì. Allora, adesso toccherò dei punti che potrebbero darti un po' fastidio. Qui secondo me sì, fa più male che dall'altra parte. Esatto. Se vengo su, dove è peggio? Sempre sinistra? Sì. Ok, nel mezzo invece dovrebbe essere peggio di qua e qua un po' meno? Sì. Ok. Mi fa male. E di qua meno? Sì. Allora dimmi una cosa Elisa, quando io qua schiaccio? Sì. Migliora questo? Sì. Se lascio andare? Mi fa male. Perfetto, sdraiata a pancia in aria. Rilassata. Ok, questa gamba appare un po' più corta di questa. Mi sarei aspettato il contrario a dire il vero, ma vediamo se ho visto bene o meno. Fastidio qua? Non tantissimo. Di qua. Di qua? Ok. Destra. Allora ho visto bene. Sull'esterno dovrebbe essere il peggio di qua e qua meno. Esatto. Sul bacino dovresti aver fastidio qua. Sì. Qua meno. Esatto. Risalendo dovresti averne più qua. Qua meno. Sì. Ok, ci torna. Testiamo un po', cominciamo con l'anca, testiamo un po' i muscoli. Tieni il ginocchio dritto, spingi la gamba su verso il soffitto, vai. Retto del femore funziona. Tieni la gamba qua, spingi su verso, aspetta, vai, spingi. Psoas funziona. Ruota la gamba internamente senza fare questo. Ok. Vai. Vai. Non funziona? Questo è il piriforme, un muscolo che dovrebbe ruotare esternamente la gamba. Vediamo se dall'altra parte è attivo. Spingi in dentro contro di me. Più forte di qua. Sì. Sei d'accordo? Sì. Di qua invece proprio... Niente. Vai. Niente. C'è un punto sul pube, fa male? Sì. Ti chiedo scusa. 5, 4, 3, 2, 1. Perfetto. Piega tutte e due le gambe. Spingi le ginocchia uno contro l'altro. Ok, vieni giù. Sì, ti chiedo scusa. Perdonami, Nulla. Uno. Sono sul pub, Vediamo se abbiamo riattivato il muscolo. Spingi in dentro. No, così. Ah, sì. Vai. Come lo senti? Meglio. Ok. Cosa succede? Quando quel muscolo si indebolisce, il suo antagonista che invece fa la rotazione interna dell'anca, quindi questo movimento qua, prende il sopravvento, ok? Diventa ipertonico
E quel muscolo, questo muscolo che è diventato ipertonico, del quale sto parlando, è lo psoas che ti ho testato prima, quello che abbiamo, ti ho fatto spingere così, ok? Quindi ti chiedo di sbottonare un pochino che vado ad allentare. Ok. Qui avrei un po' di fastidio, eh? Perdonami. Lasciami una gamba, la muovo Ok. io. Gestibile? Sì. Ok. La peculiarità della kinesiologia applicata, quando ci lavoro, è che per risolvere un problema non rintraccia il muscolo contratto, ma rintraccia il muscolo debole, che poi ci spiega perché un altro muscolo è diventato contratto e crea un problema, ok? Perché il click dell'anca davanti è un problema dello psoas, però lo psoas è diventato problematico perché il suo antagonista ha smesso di lavorare, quindi non gli dà la giusta resistenza. Ora io ho riattivato l'antagonista e dovrebbe allentare un po' lo psoas. Può non essere immediato, ci può volere qualche seduta, però tendenzialmente la strada è questa. Rilassata. Faccio ogni tanto qualche piccola chicca accademica. Lascia, lascia, lascia. Prova ad alzare la gamba e abbassarla. Scrocchia. Sì. Scrocchi ancora? Se io ti tengo lo psoas, vai. Devo trovare il punto giusto. Vai. Però Vado. Sì. senti che mi scrocchio sotto la mano, Sì. sul tendine. Fa male. Ti chiedo scusa, vai. Meno è Sì. giusto. Perdonami, vai. Benissimo, Meno, meno ancora. pochissimo. Perdonami. Nulla. Vai. Adesso quasi niente. Vai. Quasi niente, un altro così. Ancora? Ok, perfetto. D'accordo. Adesso noi abbiamo visto che ci sono alcuni punti sul corpo che ti danno fastidio, Sì. giusto? Mani qua su da me. Qui è piuttosto evidente, forse lo sentirai anche tu, che l'indice sinistro è più corto del destro di circa una falange, no? Sì. Girami la testa a destra. Così pareggia. Lo senti? Ora giù. Tieni la testa a destra. Hai ancora fastidio qua? Testa Sì. No. su, testa dritta. Ora sì. Ora sì. Vediamo anche se. Sì? Non No? tanto. Gira la testa di qua. Cambia? Per Per niente. niente, ok. Quindi un minimo c'era però. Sì. E poi dovresti avere qua. Un minimo. Gira di qua. Ok. Per niente. Quindi la rotazione destra del capo ci aiuta a eliminare le tensioni dal corpo. Ok, adesso vediamo il ginocchio. Cominciamo così, punta il tallone. Adesso ti faccio spingere il piede internamente così contro la mia Ok. mano, senza fare questo. Ok. Vai, vai. Non è tanto buono, eh. Facciamo l'altro. Vai. Senti, questo è più Sì. forte. No, no, questa volta il piede è aderente al lettino, lo giriamo in dentro. Ok. Senza staccare il piede dal lettino, tira il piede su verso il sedere, vai. Ok. Vado. Ok. Tieni dritta. Spingi su. No, scusami, la gamba. Vai. Qui non riesci tanto ad attivare. Facciamo così. Applico uno stimolo di vibrazione. Piega, spingi in dentro, come lo fai? Meglio. Vero? È abbastanza evidente, Sì. no? Poi quando lo senti, un'altra cosa, vederlo magari in video puoi non crederci, ma quando lo senti è inobiettabile. Piega, rilassata.
Lascia. Mano qua. Rilassa. Lascia morbida qua la spalla. Ecco fatto. Mi dici, aspetta, se ti fa male quando ti piego il ginocchio? No. Ok, non è libero. Rilassa. Tieniti con le mani qua. Io ti tiro, eh. Ok. Rilassa. Ok, questo è andato bene. Perfetto. Io ti tiro. Ok, no, qui va bene. Te scrocchi da sola, sì. Le dita. Si vede subito, morbida. Ok, mano qua. Poggiati sulla mia mano. Ok. Ok, perfetto. Ora, ti ricordi quando giravi la testa di qua? Sì. Ritrovavi, cioè toglievamo la tensione, esatto, dal corpo, no? Vuol dire che l'emisfero sinistro del tuo cervello sta lavorando meno del destro. Ora lo stimolo a riequilibrarsi. Ok. Lascia. Ok. Posso stimolare l'emisfero sinistro anche da destra, ma devo cambiare vettore. Non posso far così perché altrimenti starei stimolando il destro. Ok. Quindi sto dritto e inclino sulla testa così, lascia. Ecco fatto. Fatto male? No. Dimmi ora. Fastidio? No. No? Rimane solo questo. Sì. Sdraiata di fianco verso di me. Rilassata. È andato. Meglio, no? Sì. Altro lato. Più avanti col sedere. Col sedere, non col... ecco fatto. Le spalle stanno qua. Altrimenti avrai la sensazione di cadere, così invece non ce l'hai. Ce l'ho. È perché ti opponi, se io ti tengo qua non ce l'hai, se tu invece vuoi venire qua ce l'hai, capito? Okay. Se ti tengo qua no. Rilassata, lascia, ecco fatto. Piano piano, pancia sotto. Questo è il ginocchio operato. Sì. Si vede anche che è un po' più gonfio dell'altro, ti farà probabilmente male qui. Perché questo muscolo dopo l'intervento di solito ha bisogno di una riassestata. So che l'intervento è stato fatto 12 anni fa, ma te l'ha mai fatto nessuno qua dietro qua? No. Questo? Vedi. Infatti fa male. Lo so, fa male perché il muscolo non lavora bene. È sopportabile? No. Lo so che stai soffrendo, ti chiedo scusa perché no. Questo l'hanno fatto anche a me e so benissimo che qui, ecco, qui potresti avere anche fastidio, vero? Sì. Perché questo è il muscolo che quando ti ho testato a pancia in aria era debole, il piriforme. Quindi lo stimolo a riattivarsi. Rilassata, faccio tutto io, sentirai solo il rumore del lettino ma nessun dolore, ok? Ok. Qua. Ok, giù. Scusami, anche l'altra. Ok. Mi fai un favore, Elisa? Sì. Prova a camminare, come ti senti? Meglio. L'anca, il ginocchio? Allora, il ginocchio non mi fa male, questa mattina mi faceva male. Bene. E l'anca mi sembra che vada molto meglio. Beh, molto incoraggiante come prima seduta, eh? Sì. Che ne pensi? Più che altro perché solamente con il cambiare la posizione della testa trovi dolore o non dolore, è molto... È abbastanza, sì, d'impatto. Sì, lo so, perché i muscoli sono comandati dai nervi, ok? I muscoli fanno ciò che i nervi gli dicono. I nervi sono comandati dal cervello, ok? Ok.
il cervello va stimolato nel continuo modo a camminare? No, 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 ti puoi anche... Anzi, no, una cosa la facciamo ancora. Allaccia e metti le mani così, girata di qua. Sì, prima uno, poi l'altro. Spingi il gomito piano piano indietro contro di me. Tira un colpo secco. Ok, dammi l'altro. Spingi piano piano indietro, colpo secco. Ok, perfetto. Mi riprendo questo e ti ringrazio di essere venuta. Grazie. E di averci dato, insomma, il consenso a filmare, perché sarà utile per altre persone che lo guardano, no? Grazie mille. Va bene, sono contento però che tu ti senta meglio. Sì, molto meglio. Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi siamo con Francesca, che è venuta a fare la sua prima visita chiropratica. Vuoi raccontarci qual è il motivo della visita? Soffro di cervicale. Da quanto? Da circa 4 anni. Ok, ma questi fastidi che tu hai sulla cervicale rimangono circoscritti o si irradiano sulle braccia e sulle spalle? No, rimangono in questa zona qua. Sul trapezio arrivano? Sì. Ok, perfetto. E di notte in che posizione dormi? Su un fianco con 2 cuscini. Sempre lo stesso? No. Però 2 cuscini? Sì, non... Ok. E da 4-5 anni fai sport? No. Da quando ho iniziato a lavorare, che insomma sto sempre seduta, sì, tante ore, quindi con la postura evidentemente. Computer, telefono? Mm-hmm. Ok, perfetto. Sì. Adesso sappiamo molto probabilmente perché hai dolore al collo. Va bene, interventi chirurgici? No. Infortuni, traumi, incidenti, niente di tutto ciò, perfetto. Cadute sul sedere, traumi al volto, niente di tutto. No, nulla. Lavori con i denti? No. Ok, perfetto. Allora direi possiamo iniziare. Non ti ho chiesto, ecco, questo è importante, se hai problemi a livello circolatorio, pressione, colesterolo... No, nessun problema. Se hai tendenza a fare coaguli, cose così, no. Perfetto. No. Allora, facciamo così. Accomodati seduta. Ora, questo solitamente è un piccolo protocollo che io faccio sulle ernie cervicali. Okay. Però su di te, che mi auguro tu non abbia ernie, hai mai fatto raggi, no, risonanze? No. Non lo so, perché non l'ho mai fatto. Allora vedo un po' di cose prima. Fastidio qui? Sì. Di qua? No. Se vengo su, fastidio qui? Di più di rispetto a destra. Quindi sinistra, sinistra. Mm-mm. In mezzo sarà più doloroso a destra. Sinistra meno. Sì. Girami per favore, anzi la giro io, morbida. Ok. Adesso io ti tengo, girami tutta la testa a destra. Ok, considera il naso punta qua, dovrebbe essere sopra la spalla. Mm-hmm. Andiamo dall'altro lato. Un po' meglio, però mm-hmm. anche qui non è completo. Adesso, tieni qua, c'è un lato che ti fa più male dell'altro? No. Ok, allora testiamo un po' di muscoli. Spingi il braccio così, vai. Capo corto del bicipite, va bene. Spingi in su così. Senza distendere il braccio, okay. Devi spingere, vai, capo lungo anche, tieni qua, spingi su, senza piegare, spingi su, fa un po' di fatica qua. Sì. Vediamo il gemello, guarda dritta, senza fare così, okay. Dritta proprio, spingi su, no, già sei così, vai, ok, no, qui va bene. Spingi in giù così, vai, no, esatto, vai, qui va bene, vai, qui va bene. Vieni in piedi. Allora, tu mi hai detto che il dolore si irradia un po' qua. Sì. Questa distribuzione di pelle viene innervata da C4, quarto nervo cervicale. Quindi per testarlo userò il tuo gran dorsale. Ti faccio girare così, gomito esteso. Punta il pollice in dentro, così. Adesso io ti chiederò di spingere indietro e verso il centro mantenendo il gomito dritto e io tiro in fuori, ok? Ok. Vai. Vai. Non va tanto bene. Gira la testa di là. Dritta. Vai. Vai. Meglio. Gira verso di me. Vai. Vai. Fatica, eh? Sì. Ok, perfetto. Vediamo anche questo per essere scrupolosi. Testa dritta, spingi in dentro, vai. Non solo in dentro così, ma anche indietro, vai. No, questo va bene. Questo sì. Ok. Allora, vieni seduta. Ora voglio vedere se questo ha un riscontro anche a livello cutaneo. Quindi ti faccio stringere pollice e mignolo insieme.
Stringi? Ok. C4, stimolo. Stringi? Stringi? Si apre. C5, stringi? Si apre. C6, stringi? C6, vedi, resta chiuso? Apri. C7, stringi? Anche C7 resta chiuso. C8, stringi? C8 resta chiuso. D1, stringi? Ok, solo C4 e C5. Mm-hmm. Adesso gira la testa di là, stimolo nuovamente C4, stringi? Adesso lo tieni chiuso. Mm-hmm. Devo spingere talmente forte che mi scrocchiano le dita addirittura. Tieni sempre la testa di là, vediamo se questa è la stessa direzione che corregge C5. Stringi? Sì, testa dritta, adesso ristimolo, stringi e apro, stringi e apro, con la testa dritta. Ci fai caso, no? Sì. Interessante, non trovi? Molto. Col sedere sul bordo, per favore, e ti faccio poggiare la schiena contro la sedia. Vai, così non si incastrano i capelli. Ok. Perfetto. Adesso, questa è C2, C3. Peggio C4. Ah, io sì. O C5. C4. C4, eccolo qui, colpito e affondato. Quindi abbiamo visto che la direzione che migliorava tutto era questa. E da qua, lascia morbida, rilassata. Eccolo. Si è sentito? Sì. Gira, spingi in dentro, vai. Vedi che adesso lo tieni? Sì. Prima lo tiravo via, invece adesso lo tieni. Tieni seduta. Vediamo anche se fai difficoltà col deltoide come prima oppure no. Ok. Spingi su. Meglio, però. Sì. Esatto. Ah, devo. Esatto. No, non devi spingere perché sennò è... Spingi? Okay. No, comunque okay. Va bene. Perfetto. C4, con la testa dritta, stringi. Non si apre più. C5, stringi. Meglio. Benissimo. Tu non hai altri problemi a parte la cervicale, vero? No. Ok, allora sdraiata a pancia in aria. Cioè, altri, diciamo, dolori. Perché io, infatti... Altri dolori ho la lucevalgo, quindi ogni tanto mi fanno male, quando indosso scarpe con il tacco mi fanno male le ginocchia. Ok, non so se possa essere... Questa è un po' più corta di questa. Rilassata, morbida? Hai fastidio qua? Un po' sì. Rispetto a questo? Sì, di più a destra. Ok. Tieni la testa così. Ora? No. Testa dritta? Fastidio? Sì. Rimetti la testa come prima? No. Ok. Testa dritta? Testa come prima? Meno. Meno, ok, però c'è ancora un pochino. Un pochino sì. Testa al centro. Questa mano qui. Un po' più dentro se riesci, perfetto. Rilassata, rilassata. Lascia morbida, morbida. Ecco fatto. Poi. Qua un po' di fastidio forse. Mm-hmm. C5. Lascia, poggia, poggia la testa sul lettino. Perfetto. Ok, adesso con la testa al centro. Fastidio? No. 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 Ok, buono. Benissimo. Morbida? No, qui va bene. Sì, generalmente, cioè, a livello complessivo stai bene, non hai problemi, morbida. Lascia. Ginocchio, infatti. Vediamo se anche di qua. No, questo sta meglio. Mano qua. Giù, giù. Eccolo. Ok, perfetto. A questo punto, pancia sotto, per favore. Finalmente un caso semplice. Ok. Hai braccio, bravissima lì. Ok, vado a lavorare un pochino sulle ginocchia, ok? Okay. Ti avverto, questo è un po' fastidioso. No, Francesca è brava, non si lamenta.
perché so bene che questo è fastidioso. Sì. I tacchi, i tacchi. Ah, per questo? Sì. Ah, qua di più. A destra è la luce valgo un po' più accentuato, sì. Non so se hai notato. Quindi il piede, quando porti i tacchi, specialmente alti a spillo, assume una posizione ancora più scomoda. Qua fa malissimo. Ti chiedo scusa, non è mia intenzione farti male, però è mia intenzione aiutarti. Facci vedere in camera qual è l'espressione del dolore. Un sorriso. Un sorriso. E ho visto la mia fine sul tuo viso. Come per citare Battisti. Morbida? Okay, oggi è la giornata delle citazioni. Prima Verdone, oggi Battisti. Quando tocco hai più fastidio? Qua o qua? Mi sembra uguale. Ok, allora andiamo su altri due punti. Qua o qua? E destra. Ok, se la gamba destra si è corta, diventa pari. Perfetto, allora ti faccio accomodare sdraiata sul fianco sinistro. Piega. Ok. Ti metto bene in posizione. Tu di cosa ti occupi, Francesca? Mi sto facendo un dottorato. Ah. In cosa? In economia aziendale. Complimenti. Questo era il punto che toccavo e ti dava fastidio. Non inarcare la schiena, bravissima, tienila così. Con la testa guarda il soffitto. Perfetto. Dolore? No. Ah, ok. Pancia sotto. Quando tocco ora? No, non mi muore. Ok. Qui? No. Qui? No. Qui? No. Qui? No. Ok. Cammina un po', per favore, mi dici come ti senti? Se mi devi dire qualcosa. Benissimo. Collo? Sì, è più leggero. Meglio, eh? Sì. Ottimo. Molto più leggero. Guarda, anche qui io non andrei a sconvolgere un equilibrio, diciamo, di sottofondo che tu hai, ok? Perché okay. Tu tendenzialmente stai bene, però per lavoro... Sì, esatto. E questo ti condanna la cervicale di giorno. Di notte due cuscini e quindi... lo so. E quindi hai bisogno del chiropratico, va bene? No, però adesso scherzi a parte, c'erano sicuramente un po' di cose da mettere a punto, le abbiamo messe a punto... Una cosa in più la vorrei fare, questo me lo prendo io, vieni seduta. Sì. Questa mano, qua su, alza il gomito più in alto che riesci. Ok, questa si muove, vediamo questa. Non c'è male, vieni in piedi. Mani sui fianchi così. Spingi piano piano il tuo gomito indietro contro il mio e tira un colpo secco, più veloce. Però piano piano, non forte, ma veloce e non okay. Tutto insieme. Ascolta quello che ti dico. Mm-hmm. Piano, ora veloce. Guarda. Ah, ho scorchiato la mia. Vai. Ok, dammi l'altra. Vai. Eccola, questa è andata. Ok, torna seduta. Questa la facciamo in un altro modo. Questa mano qua dietro. Rilassata, fammi muovere bene il braccio. Fammi muovere. Lascia. Eccola là. Ok, ci siamo direi. Come ti senti? Mi hai già detto bene. Bene, quindi, sì. Molto leggero. Mi raccomando, quando lavori, computer, cellulare, cose così, cerca di arrivare così, ma aiuta molto a appoggiarsi al sedile della poltrona, ok? Devo farci caso. Esatto, e se riusciamo passiamo anziché due cuscini a un cuscino la notte, va bene? Ci provo. Ti faccio preparare. Grazie. È stato un piacere.